Ora lo sport, ci occupiamo di calcio e per farlo in studio c'è Massimo Profeta che ci farà un po' una panoramica sia sulle due formazioni di Serie C che sulle quattro formazioni di Serie D. Buon pomeriggio Massimo. Buon pomeriggio a te e a tutti gli amici di Visione d'Ascolto. Sarà una domenica davvero molto interessante da seguire per tutti i telespettatori di Rete 8. Intanto per quanto concerne la Serie C, Olbia Pescara ore 14, stessa cosa dicasi per Pineto, Juve Under 23, e lui deve dire che insomma il Pescara deve vincere questa partita e probabilmente anzi possibilmente anche le altre due che restano da qui al termine della stagione regolare. Diamo anche uno sguardo alla classifica: l'Olbia è ultima in graduatoria, ha cambiato due allenatori, questo è il terzo in realtà. Sarà un po' la gara della vita. Sì, sarà la gara della vita, come ci ha detto l'ex presidente Alessandro Marino, che tra l'altro è pescarese doc, è stato per 9 anni presidente dell'Olbia, ha ceduto l'Olbia proprio lo scorso mese di novembre, socio di minoranza, e si è dimesso dalla carica di presidente lo scorso 17 marzo. Abbiamo intervistato via Zoom qualche giorno fa. Ebbene, l'Olbia, insomma, la classifica mi pare piuttosto eloquente, no? Soltanto 25 punti, di cui appena 8 nel girone di ritorno. Il Pescara non è che abbia fatto molto meglio nel girone di ritorno, ne ha fatti 9 in più. Soprattutto in trasferta, direi. Soprattutto in trasferta, dici bene, perché effettivamente in 8 trasferte, 7 sconfitte, di cui 6 consecutive. Non va più a punti in trasferta lontano dal pubblico amico dal 21 gennaio, quando la squadra, ancora guidata in quel momento da Zdenek Zeman, espugnò il comunale di Arezzo per 2-1. Per quanto riguarda invece il Pineto, Pineto ospita la Juve Under 23 e insomma c'è molto traffico lì, no? Sì. Dalla sesta alla decima posizione ci sono 3 punti soltanto, no? Sono separate queste squadre dallo spazio di appena 3 punti, dall'Arezzo, anzi da Rimini, quota 47, al Pontedera. 5 squadre nello spazio di 3 punti, il Pineto a 44 punti è già salvo, con Beni ha fatto un ottimo lavoro, anzi l'allenatore, il neo allenatore che ha sostituito l'esonerato a Mauro, ha fatto un ottimo lavoro, perché 3 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, questo è il suo trend da quando è arrivato sulla panchina del Pineto. Ha vinto una gara importantissima venerdì scorso, l'abbiamo anche trasmessa in chiaro su Rete 8, a Vercelli, campo neutro contro il Sestri Levante, e tra l'altro 2 di queste 3 vittorie del girone di ritorno le abbiamo trasmesse noi, quindi siamo stati fortunati, a Pontedera e appunto venerdì scorso a Vercelli contro il Sestri Levante. Il Pineto ha la possibilità ancora di agganciare i playoff, no? Non sarà semplicissimo, però sono soltanto 3 punti, no? Che separano, certo, il Pineto dal Rimini. Domani c'è questa possibilità, domenica contro la Juve Under 23, però resteranno ai margini 3 giocatori che sono comunque importanti: Germinario, Teraschi per squalifica e lo stesso Marafini, che era andato in gol, eccolo qui, il gol di Marafini nell'ultima partita. Purtroppo vinta per lui, credo, stagione finita. Sì, probabilmente, non sappiamo ancora insomma l'entità dell'infortunio, però si parla di uno stiramento, anche perché restano soltanto 3 partite, quindi potrebbe anche restare ai margini fino al termine della stagione, speriamo di no, perché comunque si è comportato molto bene. Ecco Massimo, dicevi delle dirette in Serie, sì, D. Noi domenica alle 15 trasmetteremo una grande diretta, assolutamente, Vasto Girardi L'Aquila, con, sì, l'Aquila che insegue il Campobasso a 4 punti, però deve vincere tutte e 3 le partite che ancora rimangono. Assolutamente, questo è un campionato avvincente. Io ho visto tante partite di questo campionato di Serie D. Tutte e 4 le partite. Sì, esatto. Tu tra l'altro segui anche molto bene il Chieti, Lorenzo Valeriani L'Aquila, e ci racconterà insomma questa partita in diretta su Rete 8 in chiaro, dunque domenica 14 aprile in diretta in chiaro ore 15, Vasto Girardi L'Aquila. Il Vasto Girardi in questo momento, come dice la classifica, è in eccellenza, retrocesso in eccellenza, però ci sono ancora 4 partite, le gare bisogna sempre giocarle, non c'è nulla di scontato, cerco sempre di dirlo e di sottolinearlo, perché il calcio può sempre riservare sorprese, però l'Aquila in questo momento è in grande forma, in grande spolvero, l'Aquila ha 58 punti, viene da 3 vittorie consecutive, da quando ha preso la squadra Cappellacci l'Aquila ha perso solo 3 partite con la San Benettese nel girone di andata, quando sembrava che ci fosse una bella differenza marcata tra le due squadre, invece la dimostrazione si è avuta proprio domenica scorsa nel confronto interno con la San Benettese nello scontro diretto. Le forze adesso sono, o meglio, la situazione è radicalmente cambiata, perché l'Aquila davvero può vincere ancora il campionato. Il Campobasso sarà di scena a San Benedetto, però insomma è chiaro che l'Aquila non può deve anche non sperare, sarà artefice, no, del deve, destino, esatto, non è artefice del proprio destino, deve sperare anche in qualche risultato favorevole, certo. Ricordiamo
diciamo che il Vasto Girardi non per mettere mani avanti, però per esempio il Vasto Girardi ha fatto 0-0 a Campobasso, quindi le partite vanno giocate tutte, al di là dei numeri, al di là della classifica. Per quanto riguarda invece il Chieti sarà di scena, derby interessante a Notaresco, che ha perso un po' di smalto negli ultimi tempi, 3 sconfitte consecutive, di contro il Chieti 5 risultati utili consecutivi, 4 vittorie di fila. La cura Luiso sta dando i suoi frutti. Esatto, ha cambiato marcia il Chieti con Luiso, c'è la possibilità di agganciare i playoff che distano 2 lunghezze. Notaresco Chieti, lo ricordiamo, in streaming su rete8.it. E poi sempre per la zona che conta, Avezzano Vigor Senigallia, uno scontro diretto, sì, proprio in chiave playoff. Esatto, Pagliarini ha cominciato male l'avventura sulla panchina dell'Avezzano, però adesso c'è questo scontro diretto perché può tornare in caso di vittoria in piena zona playoff.